Enjambement. 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 Tagli, poi se è tutto sgradevole. Che cosa attende ora? Il coro che canta. Ci sarà un coro? Sì. E beh, speriamo tanto, soprattutto la mentuccia romana. No, mi piace molto questa idea, perché Roma tra l'altro è una città ovviamente abbastanza radicata e su certe tradizioni, e un'apertura verso il contemporaneo è molto recente e raro. Della Roma. Lì. La vedi? Sì, non l'ho vista ancora. Quindi non so cosa, non posso giudicare, criticare se ancora non sono andata a vederla. Non bisogna criticare necessariamente. Allora, intanto fare un connubio fra l'antico e il contemporaneo non è una cosa nuova. Gli artisti si confrontano sempre con il passato e soprattutto con l'antichità classica. L'antichità classica è nel DNA di tutti gli artisti, soprattutto italiani. Cunellis, per esempio, che fa delle installazioni che potrebbero non sembrare classiche, in realtà lui si sente uno scultore classico. Quindi per un artista che è nato nel bacino del Mediterraneo, l'antichità è una compagna di strada e quindi sicuramente è un momento con cui confrontarsi e misurarsi di grande, diciamo, ricchezza proprio intellettuale. L'accoppiamento tra il vecchio e l'antico è pazzesco, per cui sia la location che le cose in questo contesto qua acquistano ancora più valore, secondo me. E cosa cambia nella sua vita tornando a casa dopo stasera? Mi sento più ricco di bellezza, che sembra un luogo comune, ma poi alla fine è quello, secondo me. Lo scenario. Io non c'ero mai stata qui, anche se abito a Roma, e purtroppo queste cose bellissime noi non le vediamo mai, non so perché, o perché uno non ha tempo, no? Non sa che ci sono queste cose meravigliose, perciò ringrazio molto la mia amica che mi ci ha portato. Cos'è la cosa che le rimarrà più impressa di questa mostra? Beh, questa installazione con le bandiere di Buren, perché Buren è uno che la sa lunga sulle installazioni che hanno una capacità di entrare dentro il paesaggio. Mi sembra un amore perfetto. Un amore perfetto? Ho detto perfetto perché si preferisce le donne.